Una volta voglio parlare in favore di Elly Schlein, no? E tutti i maggiorenti della sinistra, compreso Romano Prodi, il quale devo dire che io ogni tanto dice anche qualcosa che io condivido, che secondo me, insomma, se l'avessero fatto lavorare, ma purtroppo lui si è candidato con la sinistra, quindi era impossibile. Se fosse candidato con il centrodestra sarebbe durato 5 anni, avrebbe dovuto fare qualcosa per il paese. Comunque, a parte questo, perfino Romano Prodi ce l'ha con lei, perché dice: ma insomma, se tu ti candidi alle europee sapendo che poi non puoi andarci perché sei in Parlamento, sei il leader del PD, devi rimanere in Italia, prendi in giro gli elettori, ma mica tanto perché gli elettori lo sanno, ma soprattutto violi le regole democratiche. Allora, ma perché dà così fastidio che Elly Schlein si candidi, che peraltro i sondaggisti dicono farebbe anche abbastanza bene al PD? No? A parte che così Conte direbbe: lei non è seria, io sì che lo sono, però chi crede che Conte sia serio sono cavoli suoi. E secondo me uno parla a suocera perché intenda nuora o vatta da pesca, nel senso, loro non è che sono contrari alla candidatura della Schlein, che farebbe aumentare di un punto il PD. Loro sono contrari alla candidatura della Meloni, che farebbe aumentare di 3 punti i Fratelli d'Italia, no? E allora, siccome non è che Prodi può dire: ah, la Meloni non può candidarsi, perché la Meloni dice: ma tu che vuoi da me? Però alla Schlein, che è di Bologna, Prodi allora può dirglielo, no? Allora non è che a Prodi non vuole che si candidi la Schlein, Prodi non vuole che si candidi la Meloni, ma siccome non, per il motivo detto, ma siccome non può dirlo, perché allora la gente, perfino i più sprovveduti, direbbero: ma lui che cacchio gliene frega, allora se la prende con la povera Schlein. Allora, cara Schlein, capo del leader occupa il PD, tu hai occupato il PD, ma il tuo guaio è che il PD adesso si sta occupando di te. Buona fortuna!